Torino, 4-6 dicembre 2014. La metrologia italiana celebra 80 anni dalla fondazione dell'Istituto Elettrotecnico Galileo Ferraris. La metrologia è la scienza delle misure. Il suo compito è la ricerca di un linguaggio comune e condiviso. Tale obiettivo viene sancito nel 1875 dalla Convenzione del Metro. L'Italia è tra i 17 paesi firmatari di questo trattato internazionale. Ha così inizio la metrologia moderna, che nel tempo è divenuta sempre più fondamentale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica. Nel 2014 la metrologia italiana ha festeggiato 80 anni dalla fondazione a Torino dell'Istituto Elettrotecnico Galileo Ferraris. Dal 4 al 6 dicembre l'Istituto Nazionale di Metrologia, erede del Galileo Ferraris, ha celebrato l'anniversario con un convegno internazionale. La storia, che ha come protagonisti Torino e la metrologia, cioè la scienza delle misure, è però molto più antica. Inizia nel 1865 con il trasferimento della capitale del recente Regno d'Italia dalla città sabauda a Firenze. Torino reagisce alla perdita del proprio ruolo politico dandosi una nuova identità. Sceglie di diventare una metropoli industriale. In questo processo di trasformazione è fondamentale il supporto della metrologia all'innovazione tecnologica. Nello stesso periodo la scienza delle misure è in evoluzione in tutto il mondo. Il 20 maggio del 1875 viene siglata a Parigi la Convenzione del Metro, con cui 17 nazioni, compresa l'Italia, pongono le basi del sistema internazionale delle unità di misura. I paesi più avanzati si vanno intanto dotando di istituti metrologici. Il progresso e l'innovazione tecnologica del Piemonte di fine Ottocento sono favoriti da oculate scelte politiche e dai risultati già raggiunti nelle età precedenti in campo accademico, tecnico e militare. Scoperte e invenzioni risolvono i problemi che la nascente industria viene ponendo. Ad esempio, il motore a corrente alternata, basato sulla teoria del campo magnetico rotante, e gli studi sui trasformatori, frutto del genio di Galileo Ferraris, permettono il trasporto a distanza dell'energia elettrica e la sua distribuzione capillare. Il Piemonte è teatro di molte altre realizzazioni simbolo di quest'epoca: la perforatrice ad aria compressa, la scoperta della nitroglicerina, il primo simulatore di volo per l'addestramento dei piloti, la lampadina incandescenza del piemontese Alessandro Cruto, versione migliorata dell'invenzione di Edison. Già nel 1882 Galileo Ferraris, attento anche agli aspetti metrologici, proponeva la creazione di laboratori in cui fossero conservati e riprodotti campioni delle misure elettriche. Nel 1929 l'idea viene ripresa da Giancarlo Vallauri. Grazie al mecenatismo della Società Idroelettrica Piemonte, sorge in breve tempo l'Istituto Galileo Ferraris, la cui fondazione è sancita da un decreto legge del 4 ottobre 1934. Vallauri, in seguito anche alla guida della SIP, della EIAR e del CNR, ne è il primo presidente. Alle attività dell'Istituto Galileo Ferraris, che si ampliano via via dalla metrologia elettrica alla misura del tempo, all'ottica, alla fotometria, all'acustica, allo studio dei materiali, si affiancano negli anni 50 quelle degli istituti dinamometrico e termometrico del CNR. Nel 1968 la metrologia delle grandezze meccaniche e termiche viene riunita in un nuovo istituto dedicato a Gustavo Colonnetti. Ingegnere e matematico, Colonnetti è stato il più giovane rettore del Politecnico di Torino. Tra i pochi docenti a rifiutare l'adesione al partito fascista, perderà la cattedra e sarà costretto a emigrare in Svizzera.
Nel 2006 l'Istituto Galileo Ferraris e il Colonnetti confluiscono in un unico centro di ricerca, l'INRIM, l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. Le attività di ricerca spaziano dai tradizionali ambiti della metrologia fisica alle nuove metrologie, con applicazioni rilevanti nella chimica, nelle scienze per la salute, nella tracciabilità alimentare, nelle nanotecnologie e in campo energetico. Non mancano ricerche di frontiera, come gli studi su orologi atomici innovativi o i contributi alla ridefinizione delle unità di misura del sistema internazionale. Di grande interesse è il progetto che vede l'INRIM coinvolto nella realizzazione di un network in fibra ottica che attraversa l'Europa per trasmettere, da un paese all'altro, il segnale di sincronizzazione del tempo universale con precisione e stabilità superiori a quelle raggiunte con i satelliti. Non va dimenticata la collaborazione al progetto Galileo, che nel prossimo futuro assicurerà all'Europa un sistema autonomo di navigazione satellitare, alternativa civile ai sistemi militari oggi esistenti. L'edificio storico del vecchio istituto elettrotecnico non è stato dimenticato. Ospita oggi una biblioteca e accoglierà presto un museo di antichi strumenti. Alcuni di essi sono stati realizzati o studiati dallo stesso Galileo Ferraris.